Buongiorno, tanto io diciamo, non ho bisogno di slide, io vengo per conto di Samuele Borri, che oggi non è presente, è dirigente tecnologico di Indire. Io faccio un intervento brevissimo giusto rispetto all'interfaccia, all'ambiente, quindi diciamo, alle criticità per accedere dentro l'ambiente. Diciamo che l'ondata ormai è passata, siamo quasi a 29.000 iscritti, di quasi 27.000 già entrati, sui 34 ci aspettiamo, e diciamo che le procedure sono diciamo, state. Hanno tenuto, l'interfaccia ha tenuto, fondamentalmente abbiamo i soliti problemi e ci portiamo avanti tutti gli anni. Diciamo, ora riguardo ai neoassunti, il problema è risolto, il discorso lo faccio in prospettiva per quando dovranno entrare i tutor e quindi si presenteranno le stesse dinamiche. Il problema principale, diciamo, è quello classico che il docente, nel caso il tutor, quando si iscrive sbaglia la propria email e quindi si blocca e purtroppo è una percentuale abbastanza alta. A questo si associa un secondo problema di l'uso di account Microsoft in particolare, account che vedono Hotmail, Live, Outlook, MSN, che hanno delle regole piuttosto stringenti e più che altro mal governabili anche da parte nostra. Quindi tutti gli account di posta sono corretti, non ci creano alcun problema, istruzione sarebbe il migliore. Mentre invece riguardo Hotmail in particolare abbiamo questo problema dove spesso i messaggi non arrivano. Alcuni vengono in particolare proprio bloccati, però il problema principale è che non riusciamo a dare un feedback al docente che chiede aiuto. E quindi noi anche nella procedura di iscrizione, proprio nel momento in cui si iscrive la mail, abbiamo specificato di non usare questo account e comunque di mettere in conto eventualmente la mancanza risposta a questo. Infatti alcune scuole avranno ricevuto alcuni messaggi con la speranza di girare ai propri docenti queste comunicazioni. Quindi diciamo questo è il problema principale che si risolve cambiando appunto l'indirizzo di posta. Un secondo problema che abbiamo riscontrato semmai è quello dovuto al fatto che quest'anno, nonostante siamo partiti prima e potenzialmente eravamo pronti anche già a settembre, cambiamo le modifiche, diciamo, abbiamo avuto un po' di difficoltà nell'inserimento delle anagrafiche per n motivi e quindi diciamo che il problema nel caso quest'anno è stata appunto questa assenza. Cosa ha comportato? Vi faccio un esempio proprio breve e rapido. L'anno scorso le procedure manuali, cioè i docenti che a noi non risultavano in anagrafe e quindi hanno dovuto fare un passaggio ulteriore di conferma alle scuole, erano stati in tutto l'anno 200. Quest'anno nei primi 15 giorni sono stati 9.000. Questo potete far capire, è stato un motivo principale che ci ha portato un po' o almeno dare il sentore a alcune scuole di un qualcosa di anomalo, soprattutto anche perché si sono ritrovati a fare, per certi versi, dare conferma a un numero ingente di docenti, per certi versi simulando un'operazione che avevano già fatto tramite gli USR, quindi c'era anche una incertezza da parte delle scuole. Poi si riflette al problema principale di prima, oltre a sbagliare l'indirizzo posta, e quindi magari il docente, quando la scuola confermava, non riceveva, e quindi era già in attesa che la scuola confermasse. E lui magari non l'aveva intesa questa cosa, però quando poi la scuola confermava non arrivava il messaggio, oppure, come spesso è capitato, veniva sbagliato proprio il codice meccanografico e quindi di conseguenza si creava uno stallo dove il messaggio veniva inviato a una scuola inesistente. E questo, diciamo, ampliando a 9.000 da 200 il numero di casi, ovviamente le percentuali anche in questo caso si riflettono sui numeri più grandi. Ora, diciamo, fondamentalmente, ecco, è Ti questo. faccio illustrare lo schema dei numeri, il numero di iscritti. Sì, vabbè, comunque si può dire anche brevemente a voce, No, diciamo, siamo è la interessante segnalarlo perché le composizione. regioni che sono qui partecipanti sono in giallo. Sì, questi sono i dati riferiti a lunedì scorso, quindi oggi sono, diciamo, saremo intorno ai 30.000 iscritti rispetto ai trend, anche perché ormai siamo in calo. E queste, diciamo, sono ordinate in base a quanto, diciamo, della docenza attesa è arrivata, è iscritta, è riuscita a entrare e quindi sta lavorando. Dalla Sardegna, che diciamo in proporzione a quasi, a parte i numeri, terminato, arriviamo fino al Friuli, che diciamo è in attesa di completare. Ora io sulle Sì. righe gialle non so cosa Sì. vuole No, dire. che sono le regioni qui partecipanti. Sono Sì, queste regioni, sì, sono fatte. sì. E poi io non ho altro da dire, sempre da questo punto di vista, e lascio la parola a Valentina che entra nel merito dei contenuti. Io mi permetto di dare alcune indicazioni che vanno ribadite tutte le volte, perché spesso il contenzioso sui ticket nasce dal fatto, ad esempio, che i bilanci che devono essere consegnati, a volte ci sono stati tipo un migliaio di docenti che hanno imposto un termine, una scadenza molto stretta e che ha comportato comunque diciamo, delle difficoltà per i docenti in questo caso, ma che erano indipendenti dalle nostre volontà, chiaramente.
E quindi di conseguenza su questo anche magari l'agitazione si può creare su delle scadenze, ecco, nel momento in cui si inoltra un bilancio, proprio non è che si può o non si può, chiaramente si possono riaprire i bilanci, però diciamo per stabilità dei sistemi, una volta viene inoltrato non lo riapriamo più. E siccome si può entrare, rientrare, salvare, diciamo, l'inoltro è proprio, diciamo, un'azione voluta del docente, ecco, si può considerare anche formazione questa di inoltrare nel momento in cui si è realmente chiuso il lavoro. Perché insomma, per questo mi pare chiaro. Ovviamente i questionari non devono essere allegati al dossier, che è una domanda che spesso viene fatta dai docenti, perché i dirigenti chiedono che vari questionari sono ovviamente anonimi, vengano allegati alla documentazione. Chiaramente ora io questo lo dico per voi, ma più che altro a noi genera una serie di domande e dubbi che francamente non hanno ragione d'essere e quindi più che altro portano tempo a problematiche più concrete a cui dare una risposta. E poi ovviamente insomma cercare se possibile di fare una formazione che si sviluppi lungo l'arco dell'anno e quindi non concentrarsi agli ultimi 5 giorni per chiudere. Perché questo ovviamente comporta i numeri. Quest'anno abbiamo dei numeri bassi perché siamo 35.000, ma quando abbiamo avuto i numeri da 100.000 potete capire abbiamo avuto una banda che neanche Google forse riusciva a gestire, tipo 5.000 click al secondo. Grazie Lorenzo Calistri, è stato velocissimo diciamo, nel restituire questi aspetti tecnici che ci sembrava importante anche mettere in evidenza oggi. Quindi Lorenzo Calistri rappresenta appunto l'area tecnica di INDIRE, no? E quindi anche i molti volti oltre al suo che hanno lavorato alla implementazione dell'ambiente, alla manutenzione dell'ambiente e con cui inseguiamo la gestione e lo sviluppo. Diciamo, faccio una breve introduzione e poi lascio subito la parola alla collega Valentina Della Gala in questa sezione. Quindi, quali sono le principali novità che voi trovate rispecchiate nell'ambiente, nella piattaforma, rispetto a diciamo, il codice colore della mappa della metropolitana a cui siete abituati, che è la mappa che i docenti si trovano post login immediatamente appena entrano con le loro credenziali dentro l'ambiente. Quindi il verde scuro per le attività che si svolgono online e l'arancione per le attività che si svolgono in presenza. Le due principali attività che ritrovate rispecchiate nell'online sono il fatto che finalmente abbiamo messo nel portfolio la possibilità di documentare i laboratori formativi e il visiting, non o il visiting, cioè entrambe le documentazioni sono possibili perché entrambe le esperienze possono coesistere e poi Valentina ne parla approfonditamente. E un secondo elemento di variazione sull'ambiente online che è la semplificazione delle due attività didattiche. Questa è una nostra iniziativa legata al fatto che ci siamo resi conto e di anno in anno voi avete visto perfezioniamo alcuni aspetti anche sulla base dei monitoraggi. Gli elementi di innovazione 3 e 4 li conoscete molto bene, sono quelli che gestite voi, quindi sono nel mondo arancione, quindi nel mondo che si svolge in presenza. Già prima Lorenzo evidenziava questo aspetto molto importante, cioè l'aspetto che dal nostro punto di vista, tecnicamente per l'ambiente, non esistono delle scadenze. Le scadenze e diciamo, un ritmo temporale può essere gestito dalla scuola che accoglie il docente neoassunto. Quindi, dal nostro punto di vista, tutto è libero e tutto è compilabile senza scadenze né di apertura né di chiusura fino alla fine, cioè il 31 luglio. Però le scadenze possono essere poste dalla scuola e quindi diciamo, questo lo si gestisce localmente. Questo crea talvolta un po' di ansia negli insegnanti che ci scrivono, ma noi non abbiamo su questo nessun tipo di controllo. Su questa parte, scusate, siamo già andati. Ecco, lascio la parola adesso alla Valentina Della Gala che ha curato il supporto e la struttura dell'informazione dell'ambiente online. Quindi qui volendo significare,
che tipo di struttura delle informazioni abbiamo dato per sostenere il modello formativo, il significato profondo del modello formativo. E anche Valentina approfondirà un tema che è importante anche nell'esperienza dei docenti, che è quello legato all'uso dei dati personali sull'ambiente online, che è spesso una domanda che i docenti ci pongono e che senz'altro pongono anche a voi, su come gestisco i dati personali, i dati dei miei studenti, come documento nel rispetto della privacy. Quindi su questi aspetti Valentina Della Gala, grazie. Cercherò di essere il più breve possibile. Allora, una prima informazione di massima è relativa al fatto: voi quest'anno, come lo scorso anno, avete l'accesso alla piattaforma attraverso dei link anonimi. Lo scorso anno, quest'anno vi abbiamo messo un accesso direttamente in home page. Una sola cosa mi preme chiarire in relazione, cioè tutto ciò che è all'interno dell'ambiente e anche all'esterno, cioè tutto ciò che è accessibile, tutto ciò, intendo tutte le informazioni che sono nell'ambiente riservato, sono accessibili anche nell'ambiente pubblico. Cambia tra i due ambienti la struttura delle informazioni. Mentre nell'ambiente riservato ovviamente è una struttura articolata sul modello del percorso formativo, nell'ambiente esterno vi si può accedere tramite il toolkit, tramite, per quanto riguarda il supporto attraverso le FAQ, attraverso il supporto all'assistenza che chiama in causa direttamente un operatore. Questo era una cosa che mi ci teneva a dire, ho appena capito. Allora, io cercherò di darvi un'idea della piattaforma sulla base, sotto una specifica luce, cioè alcune problematiche che noi abbiamo riscontrato negli anni, da una parte perché le abbiamo riscontrato attraverso le nostre analisi, monitoraggi, eccetera, dall'altro perché ci sono state dette dagli insegnanti, da voi referenti, eccetera, eccetera. Sostanzialmente io le ho chiamate questioni perché in realtà sono problemi interconnessi, e sono stati già citati sia da Maria Chiara che da Lorenzo, per l'appunto, senza che noi avessimo neanche concordato la cosa. Sostanzialmente il grande problema è che la formazione viene fatta in piattaforma alla fine dell'anno, senza che ci sia un coordinamento, un'integrazione effettiva tra le attività in presenza e le attività online. Questo crea molti problemi, non solo da un punto di vista tecnico, Lorenzo accennava a questo prima, in riferimento a qualche anno fa che abbiamo avuto dei problemi alla fine di giugno perché tutti hanno compilato il portfolio la prima settimana di giugno durante il ponte. Non solo, ma anche, scusate ho perso il filo, quindi questa compressione delle attività comporta sia problemi tecnici ma anche problemi di senso della formazione. Ciò che noi abbiamo riscontrato è che il docente è smarrito perché non trova una cornice di senso in quello che fa. Allora, questa cornice di senso, che infatti diciamo questa difficoltà di comprendere, noi l'abbiamo rilevata sia dal fatto che ce l'hanno detta, sia dal fatto, per esempio, qui vedete scritti testi ripetuti. Noi abbiamo fatto un'analisi, e questa è una cosa interessante se volete riportare ai vostri docenti, stiamo facendo un'analisi dei testi delle attività didattiche. Questo significa che analizziamo, ovviamente attraverso strumenti di linguistica computazionale, perché non siamo in grado di leggere tutti i 165.000 testi, perché tanti sono quelli dell'anno scorso, abbiamo fatto comunque un'analisi, abbiamo rinvenuto delle problematiche, partendo da una base, cioè partendo dal fatto che comunque i docenti hanno in gran parte hanno compilato tutto, hanno compilato abbondantemente, noi non abbiamo i dettagli, però abbiamo ritrovato in tante circostanze i testi ripetuti, cioè ciò che è stato scritto nell'attività 1, no? Attività didattica 1, quindi tutti i vari testi liberi, no? Da riempire, in tante circostanze lo abbiamo ritrovato identico nell'attività 2 dello stesso docente. Allora, questo che significa? Chiaramente il docente, se fa le due attività a distanza di una settimana, il lavoro diventa estremamente pesante. In questo senso è necessario spingerli affinché loro svolgano il lavoro online nel corso dell'anno, in corrispondenza con le attività in presenza a cui il lavoro online si riferisce, perché l'integrazione è evidente per noi che lavoriamo sulla piattaforma. Io qui ho tentato, in maniera un po' disperata, di rappresentarvi questa integrazione. Tutto ciò che è nero, che vedete in nero, è l'online. Tutto ciò che è in bianco sono le attività... Non
non si legge. Va bene, è stato un tentativo dell'ultimo minuto, però sostanzialmente anche a colpo d'occhio il colore. E l'arancio, volevo simulare il computer degli anni 90, per questo ho fatto nero arancio. Allora, tutto ciò che è nero è l'online, il bianco è appunto l'attività in presenza, però come vedete in corrispondenza delle attività in presenza noi abbiamo tante informazioni disponibili in piattaforma, dai modelli disponibili nel toolkit, dagli strumenti, quindi sostanzialmente queste palle sono le varie attività. Quindi abbiamo gli incontri iniziali, il bilancio iniziale, curriculum formativo, patto formativo, attività 1, laboratorio, peer-to-peer, attività 2, eccetera, fino al dossier finale, CDV, comitato di valutazione, il dossier finale. Quello che io volevo mostrare, non essendoci riuscita, però a colpo d'occhio un po' si capisce, è che l'integrazione è importante sia da un punto di vista dell'attività, cioè ciò che io faccio il giorno lo documento la sera, più o meno, sia dal punto di vista dell'informazione relativa a quell'attività. Quindi noi abbiamo in piattaforma messo a disposizione tanti strumenti che sono utili per le attività in presenza. Questo in qualche modo anche per incentivare un percorso che abbia come prospettiva integrare le due parti e farlo in successione, non tutto compresso alla fine dell'anno. Quello che è importante anche per, non dico convincere, ma sostanziare questa, sostanziare in qualche modo, dare al docente la spinta per procedere, al di là degli aspetti amministrativi, per procedere nell'attività in maniera ordinata e integrata, è anche quella, noi abbiamo rilevato quello che dicevo inizialmente, cioè la mancanza di senso. Noi in qualche modo bisogna contestualizzare tutto il percorso all'interno del modello formativo. Un modello formativo che è frutto di studi che sono liberamente disponibili, noi alcuni li abbiamo inseriti in piattaforma, li abbiamo inseriti in questa pagina che è l'home page dell'ambiente riservato. Il percorso è visibile già dalla struttura del menu, nonché dall'infografica. Nella seconda parte noi abbiamo cercato di rendere il più brevemente possibile l'integrazione tra due aspetti, online e in presenza, e abbiamo citato alcuni studi che descrivono il modello formativo in modo tale da dare al docente la cornice entro cui lui va a fare qualcosa, un qualcosa che è comunque richiede uno sforzo, specie se viene fatto tutto insieme alla fine dell'anno. Ovviamente non tutte le fonti disponibili sia relativamente al modello sia al percorso non sono ovviamente tutte nella piattaforma. Io qui cito tre lavori, c'è anche Giancarlo Cerini qui presente, che mi sono letta mentre facevo queste slide ieri. La rete è piena, voi lo saprete meglio di me, la rete è piena di informazioni, gruppi Facebook, voi stessi state preparando, immagino, delle sezioni nel vostro ambiente che noi tra l'altro raccogliamo sul nostro portale, per cui ci sono molte informazioni relativamente al modello formativo. Io diciamo, sento che al docente potrebbe essere molto utile per una buona riuscita del percorso che non diventi appunto ridondante, come molti ci hanno detto, quello di incorniciare il percorso all'interno del quadro teorico entro cui esso è nato. E che del resto rispecchia la struttura della piattaforma, la struttura delle informazioni della piattaforma. Io qui vi faccio un esempio, ho descritto tutti i vari dispositivi, ogni dispositivo, quindi bilancio iniziale è un dispositivo, l'attività didattica è un dispositivo, bilancio finale, bisogni formativi, noi abbiamo attribuito questo naming perché per questioni proprio logistiche di lavoro, di letteratura, certo. Quindi ogni dispositivo è composto da una prima parte che è un'introduzione in cui noi dichiariamo qual è l'obiettivo del dispositivo, cosa il docente deve fare. Poi ogni dispositivo è accompagnato da almeno due fonti di informazioni potenzialmente molto utili, che sono disponibili anche nell'ambiente pubblico. Le indicazioni che dicono come fare l'attività, le FAQ che sono risposte alle domande che i docenti ci fanno, o ci hanno veramente fatto, a cui noi rispondiamo frequentemente e che abbiamo messo nelle FAQ. E poi come si utilizza il dispositivo, quindi sono tre livelli di informazioni, quelle che provengono dai docenti, come si svolge l'attività
E come funziona il dispositivo? Cosa intendo per come funziona il dispositivo? Come vedete, anche da un punto di vista grafico, non so se la cosa è visibile, sono molto diversi la parte superiore dalla parte inferiore. La parte inferiore è quella che comprende poi sostanzialmente il dispositivo, cioè il bilancio di competenza, il bilancio finale, eccetera, in cui bisogna fare il check, in cui bisogna scrivere, è da un punto di vista proprio informatico, è una parte altra, quindi ha delle regole altre di composizione rispetto all'utilizzo della piattaforma, ed è per questo che gli è dedicato un piccolo trafiletto in ogni pagina, che si ripete, però è anche frutto questa ripetizione di una risposta che noi vogliamo dare alle tante domande che ci sono state rivolte, cui Lorenzo faceva riferimento, cioè possiamo stampare il bilancio iniziale senza averlo fatto fino in fondo? No, non si può stampare. Per tutti questi lavori parziali, per l'eventuale modifica del bilancio dopo che è stato inviato, abbiamo messo a disposizione nel toolkit tutte le versioni testuali, PDF e Word, in modo tale che se il docente vuol cambiare, vuol fare delle modifiche, vuol mostrare, oppure voi o chi per voi, si scarica quel documento, lo compila, eccetera. Allora, una cosa importante, che qui e poi più o meno chiudo su questo aspetto qui. Allora, oltre ad incorniciare il percorso formativo entro il modello teorico entro cui esso è nato, è importante mostrare i collegamenti tra le varie attività. Ovvero, l'ha detto Giancarlo Cellini, l'ha detto Maria Chiara, penso lo diranno tutti, l'abbiano già detto tutti. Cioè, per fare il patto formativo è importante aver fatto il curriculum formativo e il bilancio delle competenze iniziali prima. Questo aspetto, se viene chiarito, no, consente anche consente un esito positivo del percorso, consente anche al docente di dare più senso al percorso. Quindi questi due aspetti, integrazione delle attività, successione logica delle attività e incorniciamento delle attività entro il modello di riferimento, secondo noi potrebbe essere di grande aiuto per i docenti per evitare di andare a fare tutto gli ultimi 3 mesi, se poi le condizioni amministrative lo consentono, chiaramente. Qui ci sono alcuni esempi di difficoltà cui ho indicato la risposta che noi forniamo e lo strumento che noi utilizziamo per rispondere. Questi eventualmente li metteremo a disposizione, sono esempi tra i più ricorrenti, chiaramente. Questo, anche qui, il curriculum formativo, direi più o meno le stesse cose che ho già detto in relazione al bilancio. Quindi il patto, io mi fermo da questo punto di vista, nella descrizione dei vari, della descrizione della piattaforma. Quello che volevo sottolineare è appunto che l'attenzione a questi 3 aspetti che ho ripetuto è utile per fare il percorso e in qualche modo corrisponde alla struttura che noi abbiamo, la struttura delle informazioni che compone la piattaforma. Come diceva Maria Chiara, un ultimo breve accenno sulla privacy, e con questo finisco. Noi in piattaforma riteniamo che sia importante averlo detto e averlo espresso diffusamente, dato che a maggio entrerà in vigore la nuova legge europea sulla privacy, noi in piattaforma chiediamo in diverse occasioni il consenso al trattamento dei dati. Velocemente, ovviamente, per chiunque acceda al sito c'è un'informativa relativamente all'utilizzo che noi facciamo dei dati del tracciamento delle loro attività, anche nell'ambiente pubblico, nonché dell'utilizzo dei cookies. Poi abbiamo i dati personali che noi chiediamo in fase di iscrizione, che il docente può non offrire, ovviamente, ma se non ce li dà, noi non possiamo creare un account e consentirgli di fare la formazione online. La grande novità di quest'anno, che è una risposta a tante richieste che ci sono state fatte lo scorso anno, è che noi abbiamo messo a disposizione, e coadiuvati ovviamente dal nostro ufficio legale, 2 modelli di liberatorie che servono a questo. Qualora il docente intenda utilizzare una documentazione che ritrae gli studenti, minorenni o maggiorenni, lui ha l'obbligo di acquisire da chi ne tiene la piattaforma potestà, nel caso di minorenni o dagli studenti stessi, il consenso al trattamento dei dati personali.
Questo non devono darlo a noi poi, questo modello, deve tenere la scuola, gli atti, rimane disponibile se nel caso in cui dovesse essere ritenuto necessario visionarlo poi in secondo momento. Abbiamo messo questi due modelli, che quindi non sono intestati in dire, MIUR, niente, sono solo, diciamo, dei modelli che poi la scuola può acquisire, il docente può acquisire e intestare con la carta intestata della scuola, appunto. Infine, noi chiediamo un altro consenso al trattamento dei dati, lo chiediamo in fase finale, in fase di esportazione del dossier finale. Noi chiediamo ai docenti che loro ci consentano di trattare quanto loro hanno scritto in piattaforma a fini di ricerca, cioè, e non solo, di monitoraggio. Ovviamente i dati sono anonimi e trattati in modo aggregato, però questo ci è molto utile. Per esempio, nel monitoraggio che è pubblicato, che si riferisce non allo scorso anno ma all'anno precedente, il 68% ci ha fornito il consenso al trattamento, non la totalità, va benissimo, noi abbiamo fatto delle bellissime ricerche ugualmente, però ecco, questo ci è molto utile, avere il consenso al trattamento di dati, ci è molto utile analizzare questi dati. Un piccolo esempio è quello che vi ho detto prima, cioè aver analizzato, aver avuto la possibilità di avere un'idea, poi insomma è complesso dire in che modo, di 160.000 testi. Questo è una ricchezza di dati enorme, che ci può consentire di avere veramente delle grandi possibilità di migliorare la piattaforma stessa. Con questo ho finito. Bene, ecco, vi rimetto l'attenzione sulla slide della metropolitana, ringrazio molto i colleghi, Lorenzo Calisti, Valentina Della Gala. Quest'ultimo intervento, diciamo in particolare, ci ha consentito, era molto importante secondo me, perché consente anche di percepire il collegamento profondo che esiste tra l'implementazione tecnologica, la struttura dell'informazione, l'architettura dell'informazione e il modello formativo, il percorso così come vogliamo che venga vissuto, perché possa essere al suo massimo significato, al suo massimo potenziale. Quindi diciamo tutti questi contributi, approfondimenti che sono anche nelle slide che Valentina ha illustrato, che poi le ritroverete online perché è passata velocemente, si riferiscono al modo in cui l'architettura dell'informazione coadiuva tutti questi vari passaggi con le risorse e con il nostro disegno di supporto di informazione e di gestione dell'informazione.